Ciao a tutti amici amanti dei fumetti e benvenuti a questo nuovo video degli acquisti per quanto riguarda il mese di settembre. Bene, direi di partire subito senza tanti preamboli, giusto solo un accenno al fatto che verso la fine del video ho inserito qualche piccola novità, magari poi nei commenti fatemi sapere se apprezzate anche l'andare a vedere questi acquisti, chiamiamoli un po' particolari, per sapere un po' appunto delle prossime future recensioni. Ma bando alle ciance, come dicevamo, partiamo subito e partiamo con un numero particolare, Martin Mister con Le storie d'altrove, è un numero che parla di Leonardo sostanzialmente. Quando l'ho visto credevo che potesse trattarsi del formato bonelliano di un altro fumetto uscito su Leonardo in libreria cartonato, che avevo sguicciato, avevo un attimo sfogliato in una libreria e che io mi intrigava perché mi intrigava molto. Un argomento Leonardo comunque in generale mi piace, però avevo guardato queste tavole e decisamente non mi era piaciuto lo stile, mi sembrava una narrazione non affine e per adesso, per il momento l'ho lasciato lì, non ho detto che poi magari lo recupererò, ma così sfogliando mi ero fatto un'idea. Poi invece ho visto appunto che si tratta di Le storie d'altrove con Martin Mister e mi sono interessato. E devo dire che leggendo un attimo la trama mentre vi faccio vedere le tavole interne, anno 1919 è in corso a Parigi la conferenza di pace organizzata dai paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale. Mentre covano vecchie e nuove tensioni, corre voce dell'esistenza di una terribile arma ideata niente meno che da Leonardo da Vinci, 400 anni prima. Un giovane agente dai molteplici talenti deve impedire che l'arma segreta cada in mani sbagliate. Nessuno sa quale sia il vero nome, si fa chiamare soltanto Milo Thorpe. Ecco. Un albo particolare, anche qui appunto trattando di Leonardo da Vinci, ho particolari aspettative riguardo la storia, diciamo che è una storia delle aspettative abbastanza alte. I disegni, come avete visto, discreti, non fantasmagorici, però utili al servizio del tipo di fumetto. Quindi comunque penso siamo degli albi a cui ho dato un bel 4 stelle di aspettative, quindi tra quelli cui sono più curioso di andare a leggere. Vedremo. Poi passiamo sempre sui personaggi famosi alla collana Weird Tales dell'editoriale Cosmo. Ho iniziato a fare le recensioni recentemente su questa collana, i numeri usciti ormai da un po' di tempo, mi avete fatto diverse domande, c'è interesse. Quindi questo prima di recensioni, adesso sto proseguendo come vedremo poco più tardi con le recensioni andando a recuperare le vecchie da cui sono partito. Quindi su questa ci metterò un po' a sapervi dire. Vi però faccio vedere di cosa si tratta, il Demone di Liverpool, ancora una volta un Sherlock Holmes. Come al solito, al servizio di diversi autori, quindi non è una serie che prende lo stesso personaggio come fosse un Dylan Dog, c'è sempre Dylan Dog, ma è come che fosse sì il personaggio lui, ma ognuno lo interpreta in modo platealmente molto diverso. Chi molto soprannaturale, chi molto meno, adesso vedrete. Comunque, è a colori. Con questa colorazione, queste tavole tutte contornate di nero per dare questa tonalità molto dark, che a me questa cosa, devo dire, non mi garba tantissimo. Comunque, parla del leggendario detective di Sherlock Holmes, il figlio del dottor Watson, devono investigare sul caso più incredibile della loro carriera. Pare che un mostruoso assassino si muova a piacimento nel sottosuolo di Liverpool e che stia mietendo una vittima dopo l'altra. Holmes è convinto che l'essere sia in realtà un killer senza scrupoli, ma il suo assistente giura di aver visto coi propri occhi che si tratta di una creatura ultraterrena. Quindi anche qui misto tra realtà e soprannaturale. Un po' come Weird Tales è questa collana. Come dicevo, aspettative sempre abbastanza alte sulla storia, perché quando si tratta di Sherlock Holmes, investigazione, eccetera, su questi disegni. Ne ho visti di migliori, ne ho visti di migliori. Disegni di Matt Triano, Brennan Wagner, si potrebbe fare di meglio. Oltre al fatto che questo nero, questa colorazione è petrolio puro, suppongo. Però, aspettative, forse qui non da 4 stelle per come ho visto il disegno, ma 3 stelle e mezzo. Siamo sempre nell'ambito del mistero, allora passiamo su Dylan Dog. Questo è il numero di settembre, è già uscito anche il numero di ottobre, proprio l'ho inserito perché sono riuscito a recuperarlo proprio oggi, all'ultimo, prima di registrare questo video. Partiamo però con il suo nome Guerra, la cui trama mi ispira particolarmente. Ovviamente non mi sono voluto guardare ancora video o anteprime o quant'altro, perché mi piace su questi Dylan Dog, soprattutto il fatto che c'è la meteora o meno, però andare abbastanza vergine sulle aspettative e su cosa parla questo albo. Però mi sono guardato la trama e la trama devo dire che mi è abbastanza piaciuta.
Lance Snow, un ex compagno di Carpenter nello Special Air Force, gli addestratissimi corpi speciali di Sua Maestà, perde la testa e compie una strage durante la quale uccide anche la moglie. Carpenter interviene ammazzando Snow. Ragna si rivolge a Dylan Dog perché Carpenter ne è sconvolto e non riesce a superare il traumatico avvenimento, ma non è che l'inizio di una serie di tragici fatti di sangue ancora una volta influenzati dall'arrivo della meteora. Parte il fatto della questione dell'arrivo della meteora o meno, mi è piaciuto molto questo setting che è molto violento ma non sembra essere molto sovrannaturale, quindi ancora investigativo con appunto aspetti psicologici importanti. Sul tratto qui è un disegno che ho apprezzato altri disegnatori, diciamo, su Dylan Dog. Questo non è malaccio ma ha un tratto un po' ruvido e sporco per quanto riguarda i miei gusti. Discorso diverso per Morbo M, una copertina tra l'altro fantastica, come al solito di Cavenago, bellissima. La trama non mi spoilerà molto, parla attento a Dylan mentre il tempo e lo spazio stessi vengono sconvolti dall'arrivo della meteora. L'umanità è vittima del Morbo M. Il Morbo M è una questione abbastanza intrigante, il fatto che ci sia un morbo che si diffonde e crea qualche problema all'umanità. Purtroppo devo dire, ammettere, magari ci sono tantissimi stimatori che invece adorano Roy, io questi disegni molto tratto, se possiamo definirlo quasi anni 80, horror anni 80, che magari ha decretato in tanti sensi il successo anche, vedete di come viene disegnato questo Dylan, non è anche qui tra i miei preferiti. Però non si sa molto su questa storia, però aspettative sempre altalenanti, magari che non mi aspetto molto da questo album qui sulle storie di Dylan Dog, magari in questo caso viene a scoprirsi che invece è molto interessante. Poi adesso abbiamo un piccolo spazio molto veloce riguardante gli albi non autoconclusivi, quindi in Tex si conclude sì qui la storia sulla maschera di Cera, la figlia di Satania, ma è appunto è l'ultimo di tre e io ancora devo leggere, quindi non voglio parlare della storia in sé, vi faccio vedere giusto i disegni, che questi invece sono molto convincenti. Poi lo stesso Zagor, anche qui andiamo alla conclusione di un ciclo con Ellingen. Vediamo un attimo solamente i disegni, che qui mi sembra abbastanza convincenti. Ancora per rimanere su Zagor, andiamo quasi penultimo numero prima della conclusione della sua serie sulle origini. A breve, se non ho già fatto uscire le recensioni del 3 e 4, come al solito apparato grafico spettacolare. E qui però non vorrei che si scendesse verso aspetti delle origini di Zagor, parte un po' di puttaneggiamenti, come veniamo qua. Dicevo che non andassimo un po' su degli aspetti di Zagor dopo che abbiamo un po' visto proprio quelli più clou, forse nei quattro numeri iniziali della sua gioventù. Però sono sempre curioso perché a livello comunque grafico e anche come scritta è stata per ora una serie fantomatica. Prosegue ovviamente anche Mister No, siamo al numero 3, anche qui. Ecco, Mister No è una di quelle serie che ho deciso di raccogliere più di un numero, almeno 3-4 magari, per andarli a recensire, perché insomma non ha senso secondo me sul singolo albo, in questi casi qui, andare a fare una recensione completa, perché più gli spoiler che non, è vero, che non un vero e proprio giudizio su come sta proseguendo la serie. Così come per Magico Venti, che ho recensione di tutto il primo numero, e visto che sono 4 farò tutta la recensione del 2, 3 e 4 un po' in generale a conclusione, dopo le prime impressioni sul primo numero, sulla storia del ritorno di Magico Vento, per cercare anche di capire come, visto che tra poco sta per uscire il quarto numero, che stile avranno voluto dare a questa miniserie, cioè se è una cosa che prospetta il fatto che ci saranno diverse altre miniserie da 3-4 numeri in futuro, magari molto dilazionate, oppure se è stato solo un flash e tornerà un po' nelle dimenticatoie, probabilmente dipenderanno anche dalle vendite. Qui andiamo su l'ultimo di queste serie appunto in progresso, Darwin, che se avete visto la recensione del 2 e il 3 mi ha tornato a stupire in positivo dopo un passo con il primo un po' così che non si intuiva bene cosa volesse fare. Qui invece nel secondo e terzo siamo tornati invece nel pieno della situazione post-apocalittica e quindi sono stato pienamente soddisfatto. Vedremo se continuerà con tra la storia
flashback e quant'altro a rimanere soddisfacente. Ho anche su questa, quindi si rivela essere una delle cosiddette aspettative 4 stelle di questa mesata. Da quanto scorgo dai disegni, i disegni come al solito sono un po' così, non i miei strapreferiti anche in questo caso, però sono comunque secondo me ben improntati per questa serie. Cercheremo di capire appunto come procede, ma non la recensisco subito perché appunto aspetto anche in questo caso il numero 5, vado almeno di due numeri in due numeri, due tre numeri a seconda. Bene, fatto il punto su queste serie di cui attendiamo un po' di numeri per le recensioni, torniamo sugli albi autoconclusivi più o meno. In particolare c'è stata questa sorpresa di questo albo, il Prisma Oscuro, che vista la copertina e visto soprattutto il titolo, ho detto il Prisma Oscuro, cosa parla qualcosa di esoterico, però innanzitutto la prima nota positiva è che non è ancora questa collana uno spazio per l'ennesima volta dove infilare miniserie che tipo Napoleone, tipo altre che non sapevano dove andare a infilare. Torna l'albo autoconclusivo con una storia particolarmente interessante, ve la leggo. Milano oggi, quindi innanzitutto un'ambientazione particolare, Milano moderna, una catena di omicidi terrorizza la città, delitti crudeli e misteriosi che colpiscono il mondo editoriale e paiono legati dal filo di un piano contorto. Vendetta, follia o qualcosa di ancora più intricato e inafferrabile, solo una cosa certa, l'assassino vuole lasciare una traccia, un segno da interpretare. La sua firma è una frase apparentemente senza senso, sempre accompagnata dal medesimo simbolo. Il disegno semplice e stranamente inquietante di un prisma oscuro. Beh, il fatto che sia in particolare ambientata nella Milano moderna, come vedete qui, è particolarmente intrigante. I disegni non mi sembrano malaccio, tutto sommato è uno stile un po' particolare, sembra quasi lo stile a tratti diabolico per alcuni versi, però mi intriga il setting molto, anche questa aspettative 4 stelle per questa mesata. Poi rimaniamo all'ambito del giallo thriller, abbiamo quello di Giulia di questo mese, L'Uomo Lupo. Allora, devo essere sincero, se vi leggo un attimo, disegni abbastanza classici per la serie di Giulia, niente di stravolgente. Se devo essere sincero, da quello che leggo, un feroce assassino si aggira per la città nelle notti di luna piena, massacrando persone. È uomo o belva? A Garden City scoppia il panico e il sindaco istituisce il coprifuoco. Mentre la polizia dà il via a fitte indagini e battute di caccia, tappeto su tutto il territorio, Giulia cerca di entrare nella mente del mostro. Cosa devo dire? Fortunatamente so che Giulia mette di solito sempre alla fine il paranormale a tacere, quindi anche questo è un aspetto positivo e magari rende anche intrigante per capire come fanno appunto a distaccarsi dal paranormale, storie che vogliono comunque suggerire qualche cosa di questo genere qui. Il fatto che sia un po' particolare e strana però non lo so, vedremo. Però Giulia ultimamente mi sta abbastanza soddisfacendo, è tornato a soddisfarmi, quindi non dico che ho aspettative da 4 stelle anche in quel caso, ma discrete. Veniamo ora a una cosa particolare di alcuni recuperi che ho fatto e partiamo in particolare da Tex Willer. Allora, Tex Willer, il numero 11 della collana appunto del giovane Tex. Ho preso il numero 11 ma adesso vi spiego il perché, dato che io non ne ho ancora letto uno. Il motivo è che stavo, visto che non avevo preso la serie dall'inizio, aspettando di recuperare un po' di numeri in serie con un'offerta interessante, almeno tipo i primi 10 numeri. Alla fine l'ho trovata in che cosa? In un'offerta che comprendeva questo, il Tex Willer cartonato, ma soprattutto, sapete che io dei cartonati non ne vado pazzo per questioni soprattutto di spazio che impiegano, però avendo sentito parlare molto bene di questa serie di Tex Willer e avendo visto che c'era questa edizione è a colori, ero incentivato. Però cosa succedeva? Il fatto che questo qua fosse a colori, ma fosse come al solito un'edizione in libreria da 4 albi, avevo il sospetto, primi 4, che sostanzialmente fosse un'uscita un po' così, giusto per lanciare la serie, e che non fossero proseguiti. In realtà ho scoperto che almeno il prossimo album è in uscita, se non è già uscito in libreria, con altri 4-5 albi comprendenti, e chissà, potrebbe essere una cosa che quindi vogliono abbastanza portare avanti. Poiché però non mi fido che possano portare avanti all'inverosimile questa serie,
Ho avuto una certa fortuna nell'avere un'offerta che comprendeva, come dicevo, questo, 10, compreso anche il numero 0, ma che avevo già comunque, 10 Tex Willer in formato originale, ovviamente in bianco e nero, più bonus, ma che personalmente avrei fatto anche meno, è una cosa che non avendo appunto troppo spazio da dedicare a queste cose. Non ero sicuramente alla ricerca, però o mi rivenderò oppure se ho bisogno per tenerlo come cosa contenitiva, questa edizione con questo box in alluminio così particolare contenente all'interno e la croccantina del ricercato e le ben quattro versioni con le cover alternative, questa con un materiale particolare, con tipo che simula appunto la pergamena, questa che sarebbe da scoprire grattando e altre due, compresa l'originale. In più, oltre a questo, che sto perdendo i pezzi perché c'è la pagliuzza, che ci fosse della dinamite, c'era anche ovviamente all'interno questo, ovvero l'edizione formato striscia, la riedizione formato striscia di quello che era la prima storia di Tex. Carino, questo non lo so se tenerlo o meno, però cosa carina. Vedrò che farne, però tutto questo praticamente sono riuscito con un'asta su eBay a pagarlo, diciamo, poco più del valore di questi due, anzi poco meno del valore di questi due assieme. Quindi questo me lo terrò e mi leggerò i primi quattro qui, le storie successive del secondo albo, sempre aspetterò di averla anche quella a colori. E queste le terrò in attesa di capire se come serie con la fase colori continueranno oppure se dovrò continuare con queste. Io inizio già a comprarmi anche gli altri. Leggerò le rimanenti così in bianco e nero qui. Se invece continueranno a colori, tanto meglio. Continuiamo a colori, l'altra me la rivendo. Poi bisognerà vedere quanto durerà la serie Tex Willer, quanto dureranno la parte bianca e nera a colori, eccetera, eccetera. Però finalmente avrò l'occasione di leggermi. Detto questo, poi siamo ancora in ambito Tex. Ho preso quindi dei romanzi e fumetti di Tex. Mentre sto cercando di recuperare tutti gli altri, questo potrebbe essere, vista la grafica con cui vengono realizzati le cose di cui tratta, la serie extra, oltre ai texoni giganti di Tex che sto cercando di recuperare nella loro versione a colori fino al 25, mi pare, per poi continuare nel formato normale. E quindi questa potrebbe essere interessante. Sono rimasto deluso dal fatto che qui abbiano scelto per la seconda volta, mi sembra, di mettere all'interno di questa serie non delle storie nuove, ma probabilmente i sceneggiatori e i disegnatori sono indietro con i lavori, e quindi una riedizione di una vecchia storia delle albi regolari, magari bello quanto volete, però se uno ha già la serie regolare e andare a leggerla pure in un formato bello, pure in un formato a colori, non è altrettanto, per quanto possa essere bella questa storia, soddisfacente. Almeno nel mio caso, a me piace una versione e quella leggere e tenere. Già, abbiamo poco tempo da leggere tutte le cose che escono, poi anche poco spazio in generale, quindi vabbè, mi piacerebbe semplicemente che questa serie ci pubblicassero nuovi fumetti, non appunto come in questo caso, storie già edite. Piccola parentesi. Sempre rimanendo in ambito West, non possiamo ovviamente non contemplare il numero 6 della storia del West. Ho fatto la recensione dal 2 al 5 per continuare, se avete letta, a diciamo, dare un giudizio anche qui a gruppi di numeri per vedere come prosegue l'epopea. Ovviamente per ora non c'è che altro che da fare salti di gioia, quindi anche qui aspettative piuttosto alte sia graficamente sia appunto a livello di storia, di continuity della storia. Come al solito andiamo nella conclusione con i fumetti che recupero della parte francese, con anche però dopo ci sono delle altre cose non francesi. Ci sta penso portando a conclusione la seconda colonna avventura, quella moderna della Gazzetta dello Sport. Abbiamo l'ultimo numero di Adler, che è questo aviatore che ha avuto questa storia per diciamo ritrarsi non volendo partecipare alla guerra con Reich nella seconda guerra mondiale, è andato in zone. Era andato nel sud-est asiatico, ha fatto tante avventure e come vedremo qua probabilmente si concluderà la sua storia. Interessante, anche se i disegni, diciamo, ho apprezzato di più altro stile in francese.
Poi inizia l'ultima, credo, appunto, serie di 5 numeri, in totale 10 mini storie di questo Simon del Fiume. Tra l'altro, la primissima parte è addirittura in bianco e nero, in questa prima storia. Si vede che parliamo di storie in questo caso anni 70. Simon vive da solo sulle rive di un fiume selvaggio. Un giorno un uomo da tutti chiamato Vecchio chiede il suo aiuto per ritrovare il figlio, detto Capelli Rossi, partito per vendere la legna nella città dei cosiddetti signori. Simon accetta di accompagnarlo, ma il primo problema che si presenta ai due uomini è proprio un attacco armato da parte di questi signori. Questa avventura con questo tratto molto particolare. Sono molto curioso in realtà di capire come va questo fumetto. In questo mese sono usciti ovviamente oltre al primo altri numeri e mi ispira molto, tra l'altro, dopo aver letto un po' di introduzione, c'è umanità anche in un mondo post-apocalisse, ci sono uomini che non rinunciano ai loro principi e combattono per difendere gli oppressi e sottomessi deboli, tutte categorie di cui ormai abbonda la Terra dopo il disastro nucleare che ne ha cambiato il volto. In uno scenario tragico, al cospetto di una civiltà moderna ormai scomparsa con la sua tecnologia e i suoi agi, ecco che Simon del Fiume, uno dei sopravvissuti, combatte una coraggiosa e idealista battaglia personale. Quindi, quest'opera in 10 episodi, con un scenario post-apocalittico in cui appunto la tecnologia sarà dovuto rinunciare a buona parte della tecnologia per far risprofondare l'umanità di nuovo in uno scenario completamente diverso. A me questi scenari veramente intrigano molto. Quindi tanta tanta curiosità, molto interessato a questo che pure non è una delle sceneggiature dei personaggi più famosi della bande dessinée francese. Ultimo, cartonato Alfa Prime Armi. Alfa è una serie spionistica di cui sono usciti più o meno 12 numeri, 12-13 numeri. In Italia 11, perché il numero 10 non si sa perché ancora nessuno l'ha voluto editare, chissà, non si è ancora capito. Il 13 ancora è in attesa di arrivare. Guardate che disegni. Ecco, qui siamo a livelli di grafica utilizzata, disegni, colorazione fantomatici. Qui proprio siamo, si vede sia il tratto preciso alla francese, molto apprezzabile, sia la modernità di come vengono utilizzati certi disegni oggi. Bisogna vedere se la trama regge il segno. Sto cercando di recuperare tutto Alfa, il primo numero. Guardate qua che bella questi effetti qua. Alfa, il primo numero, i primi numeri, tutta la serie assieme. Sto cercando un'offerta interessante. In più, questo Prime Armi probabilmente parla più delle origini, un po' del personaggio principale, un po' come sono stati appunto, va di moda in tanti personaggi oggigiorno, e siamo arrivati a Prime Armi al quinto numero, che è questo. Quindi io ho iniziato a prenderlo adesso in attesa che da un po' che sto monitorando per recuperare magari tutti assieme gli altri, sia i 4 di Prime Armi, sia diciamo, i 11 quelli pubblicati in Italia. Questi erano gli acquisti delle uscite effettuate in questo mese. Voglio darvi un'anticipazione di quello che, non so se tutto in questo mese, non so se parzialmente, i prossimi numeri che leggerò delle varie serie che vi sto un po' recensendo e portando sul canale. Allora, visto che mi avete chiesto in molti i manga, come mai, eccetera, sto concludendo una benedettissima serie che dura 19 albi, faccio una fatica tremenda a finirla, la prossima volta col cacchio che mi leggo una serie di 19 albi. Le prossime sicuramente affronterò saranno più corte. Nel frattempo che mi si conclude questa serie, ve la porterò, non vi spoilerò ancora di cosa si tratta. Ho letto per questioni di recensione, vedete che faccio le collezioni qua di Gundam, robot, eccetera. Devo recensire il Gundam protagonista di questo fumetto, perché è stato protagonista solo di un videogioco e di un fumetto, quindi non di serie anime. Mi sono, visto che c'ero già andato a rileggere questo fumetto, che sarà il primo sostanzialmente a questo punto delle serie Gundam di tanti, perché ho intenzione di farla, ci sono anche qui tutte le serie Gundam che sto andando a leggere, che siano mai uscite sostanzialmente, e quindi questo ve lo recensirò in questo mese, l'ho già riletto, sono due albi abbastanza veloci. Poi, che cosa è che avevo già e che sto portando avanti? Allora, ho Martin Mister, la serie a colori, che mi ha Cingo, l'avevo lasciata lì per recuperata qualche mese fa negli acquisti, se vi ricordate, è lasciata lì per poi recuperarla
prossimamente, quando un attimo avevo un po' più di tempo, ma essendo che sta uscendo la seconda stagione di queste serie a colori proprio adesso ad ottobre, allora ho detto: cavolo, bisogna che ce l'andiamo a leggere, così la recensiamo e andiamo a far vedere. Ecco, se vi devo dire qualche aspettativa, le aspettative sono discretamente alte, soprattutto perché questa grafica qui, un po' come avrete capito, io adoro questa colorazione fantastica, moderna, è forse insieme anche a questi decisamente buoni disegni. Ah, io adoro questa grafica qui, mi dispiace, potete dire quel che volete, ma l'adoro. Non conosco un granché della storia. Qui abbiamo fine primo capitolo, quindi non so se tutti e 12, tutti incentrati su una storia singola o più storie che si concatenano. Si parla, ed effettivamente da una prima sfogliata qui, di sia un Martin Mister giovane, non so se è in continuity o meno col personaggio, credo di forse no, ma soprattutto, a parte il fatto di essere in continuity o no, è stato descritto da alcuni di cui ho sentito parlare di un Martin Mister molto più d'azione, infatti sembra molto più giovane, molto meno riflessivo. Questa è una cosa che potrebbe un po' stonare secondo quello che sono i miei gusti, però è vero anche che insomma andremo a vedere un attimo come questo si declinerà. Questo è un altro. Poi, appunto, vi dicevo, serie Weird Tales, sto recuperando letture dei vari. Qui abbiamo non Sherlock Holmes, vedete che non è l'unico personaggio famoso che viene utilizzato in questa serie, ma Mr. Hyde e addirittura contro Frankenstein. Molto curioso di capire come avranno incrociato queste due storie. Guardate che anche qui i disegni, secondo me, sono fantastici. Chiaro, qui abbiamo un'edizione non a colori, c'è credo anche la versione a colori di questo albo in particolare, ma l'altra mi sembra fosse un'edizione a colori non cartonata, quindi apprezzabile. Però anche in questo caso loro almeno ne pubblicano tanti e anche se in bianco e nero, adesso come avete visto li hanno iniziati a fare a colori, però questi anche se in bianco e nero meritano notevolmente. Concludo con chi mi segue le serie della bande dessinée, ovviamente proseguo la lettura di Luke Orient con questo volume che ha al suo interno due nuove storie, non credo si tratti di cicli ma storie singole, vedete sempre con queste grafiche datate, sicuramente parliamo di due storie in questo caso, del 71 e del 72, quindi però lo stile apprezzabile. Ovviamente Rick Roland, stiamo proseguendo in ordine cronologico, quindi qui abbiamo il numero 10 perché è nel numero 10 che c'è la seconda storia lunga importante, storia del 62 e del 63. Ovviamente polizieschi abbastanza, insomma, non troppo impegnativi, suppongo, ma apprezzabili. Guardate qua. Sempre queste grafiche molto, molto interessanti. E ovviamente non può mancare Michel Vaillant, la seconda storia lunga è del 59, dopo la grande sfida. Abbiamo il pilota senza volto, e quindi probabilmente un qualche cosa che avrà anche, aggiungerà alle sfide automobilistiche un po' di mistero. Interessante, ma Michel Vaillant, per chi apprezzano, è fantastico. Poi se andiamo invece nella parte western, ho recensito tutto Jerry Spring che era in bianco e nero. Ora passo a Larry Yuma. Larry Yuma, in realtà, che pur essendo a colori, fumetto che degli anni 70, ha una cadenza per albo di storie che vedo molto, molto corte, con storie corte, cosa che io non apprezzo particolarmente. Quindi credo che anche qui aspetterò di, non, cioè non farò recensione dei singoli albi, come faccio con Luke Orient, Michel Vaillant, Rick Roland, eccetera, ma aspetterò di essermi letto un po' tutta la serie, che non è corta, quindi ci metterò sicuramente un po' più di questo mese, quasi sicuramente, prima di fare una recensione complessiva su Larry Yuma, un altro grande classico. In questo caso non un classico della bande dessinée francese, ma a autori abbiamo Nizzi e Boscarato. Bene, sono curioso di andare a proseguire anche qui le letture per vedere come ce lo propongono loro. E infine prosegue anche la lettura Buck Danny con l'integrale, come vedete, quattro storie che cominciano sempre di più ad avvicinarsi. Siamo comunque anni 60, inizio anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, a avvicinarsi ovviamente con tematiche aerei più moderni, per chi appunto apprezza certo tipo di aeronautica, ma vedremo se c'è un mix di storie molto particolari. Come vedete, ovviamente le grafiche ancora qua sono
di quegli anni, inizio anni 60 sicuramente, ma con un'attenzione al disegno sempre molto, sempre fantastica, se anche voi come me adorate Buck Danny. Ma non è ancora finita qui. Voglio, visto che utilizzo questi video sui diciamo acquisti, ma soprattutto anche per darvi la preview di quello che andrò a leggermi e quindi probabilmente trovare prossimamente nel canale, spero di farlo quindi entro il mese, vedremo. Per quanto riguarda la Marvel, mi sono procurato e quindi vi andrò a fare queste probabilmente serie. Allora, sto, e qui vi arriverà la recensione, finendo con questo ultimo numero, il ciclo di Onslaught. Questo è proprio l'epilogo definitivo. Poi, per pura curiosità, visto che sono tre numeri, mi vado a vedere questo Pride and Wisdom. Che roba è? Non credo che sia eclatante, ma sono curioso, mi tolgo la curiosità. E soprattutto riprendo Star Wars on the Golden Age of Sith come serie. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeri ancora una volta, ancora dedicati ai Sith, e siamo nell'ambito del 1996 come pubblicazione. Questo per quanto riguarda la Marvel. Invece, Comixology, dopo Empty Man, che cosa abbiamo? Cosa ho scaricato? Abbiamo Ether Empire, che vi andrò probabilmente a recensire a brevissimo. Parla di uno scenario steampunk, quindi con tecnologia particolare, quasi dai fine 800, inizio 900, un viaggio che va verso Marte per andare a recuperare eventuali superstiti di una spedizione di cui non si sa più niente, con uno scenario steampunk davvero particolare. Questo ho appena finito di leggerlo, vi andrò a fare la recensione a brevissimo. Sto leggendo invece adesso Last Mortal, che è la storia di questo ragazzo in uno scenario un po' di delinquenza, che però a quanto pare è immune alla morte, cioè che gli sparino, che gli vadano addosso con la macchina, che qualsiasi cosa, sembra che non possa più uccidersi, al punto che ha perso l'amico, eccetera, pensa al suicidio, mi dice: come faccio a suicidarmi se non posso più morire? Sarà davvero così o meno? Voglio andare a scoprire questa, dove c'è anche qui un po' di retroscena. Li avevano ingaggiato per uccidere questo politico, capire chi c'è dietro questo ingaggio, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, andremo a vedere come prosegue. È un singolo albo. Ho preso questo Metropolis, 1936, in mezzo all'Europa, che è stata in pace per 75 anni, emerge una nuova città come nessun'altra al mondo, Metropoli, la capitale degli eccessi e un delirio urbano. È il punto focale di numerosi movimenti politici e artistici, come il centro nevralgico per varie forme di spionaggio e altre attività sotto traccia. I cittadini di Metropoli non parlano altro degli orribili crimini che stanno, insomma, attanagliando la città e soprattutto la parte più povera di questa. Per risolvere questi crimini la polizia ha chiamato un dottore austriaco, l'inventore di un piccolo campo della scienza che ha a che fare col trattare con la mente, un certo dottor Freud. Intrigante questo, diciamo, insomma, intro. Sono autori, credo, francesi, come vedete anche il tratto, quindi mi ispira tantissimo. E questa storia, anche qui, mi sembra un solo volume di 94 pagine, sarebbero 4 albi. Infine questa serie per ora di 3 albi, appunto Po, ovviamente dedicata ad Edgar Allan Poe, dice: nel profondo di quell'oscurità che scruta a lungo, rimango lì a chiedermi, temendo, dubitando, sognando, sogni che nessun mortale ha mai osato sognare prima. Edgar Allan Poe, tutti sanno che Poe ha creato il genere poliziesco, ma sapevi che era lui stesso un detective? Questo è quello che suppone ovviamente questo fumetto. Finalmente il segreto può essere rivelato per la prima volta, entra nel mondo di Poe e segue il famoso autore dell'oscurità mentre segue l'assassino dell'amico di suo fratello. Avventura soprannaturale per gli appassionati di libri come Hellboy. Oh, e con Comixology direi che si conclude veramente completamente il quadro tra acquisti
e diciamo download degli albi che mi sono procurato per le letture di questo mese. Chissà cosa riuscirò, non credo proprio tutto a leggere, soprattutto recensivi per portarvelo qua, ma prima o poi un po' tutto arriverà. Naturalmente fatemi sapere se avete apprezzato anche quest'ultima parte di anticipazioni sulle prossime cose che andremo per varie serie, per le cose digitali a proporre, oltre agli acquisti normali da fumetteria, edicola e quant'altro. Quindi un commento qui sotto per il vostro feedback, graditissimo. Per tutto il resto ci si vede ai prossimi video. Ciao!